Come diventare un podcaster. Con Radio Raccontiamoci la tua rabbia, le tue idee, le tue passioni diventano un podcast. Unisciti alla community. Podcasterizza con noi. info@radioraccontiamoci.net. Diario improvvisato di una umanista inutile, di Elisa Cremone. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Vademecum ironico per umanisti insicuri. E così davanti al nostro PC. Abbiamo appena digitato curriculum vitae gratis su Google. È una pioggia, letteralmente, una pioggia di siti, molti dei quali sembrano essere di spam, si apre davanti ai nostri occhi. 100 e più pagine. Google annuncia trionfante che sono stati trovati circa 358 milioni di risultati in 0,39 secondi. Tantissimi risultati, davvero. Ma a conti fatti, i siti realmente gratuiti sono pochissimi. Dopo numerosi tentativi, scegliamo uno che fa il caso nostro. Ora tutto dovrebbe venire da sé ed essere abbastanza naturale. Però ci blocchiamo. Abbiamo 24, 25 o più anni. Abbiamo appena concluso la nostra carriera universitaria. Sapremo recitare a memoria la lista degli esami che abbiamo dato, delle materie frequentate, e ricordiamo a mente i nomi di tutti i professori incrociati nell'arco della nostra seppur breve vita. Ma quanto a racimolare le nostre esperienze lavorative, ci sentiamo persi. Allora la prima domanda, anche un po' allarmante, che ci viene in mente è la seguente. Che cosa abbiamo fatto finora nella nostra esistenza? La risposta più caustica e immediata è niente. Quella più ragionata, studiato. Sì, abbiamo studiato. Ma che titoli abbiamo? Fermi, non sto mica parlando di diplomi e lauree. Lo abbiamo detto una miriade di volte. Siamo giovani, laureati, che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro. Ma certo, non usciamo giornalisti, filosofi, insegnanti o critici letterari o d'arte, né curatori museali, ricercatori, eccetera, eccetera. E allora cosa siamo? Cosa inseriamo nel curriculum? Molti giovani avranno, a differenza mia, già avuto a che fare col lavoro, specie quello occasionale. Molti avranno dovuto magari mantenersi gli studi o dare una mano in casa, ma in questa sede non stiamo occupandoci del lavoro in senso lato, ma del mestiere specifico per il quale si è studiato o anche del proprio ambito di interesse. Al di là del tirocinio, infatti, è difficile avere qualcosa di concreto da inserire per colmare il terribile spazio vuoto delle esperienze professionali. Qualcosa, insomma, che dimostri la nostra esperienza. Ecco, finalmente ci siamo imbattuti nel mostro sacro di tutti i siti deputati alla ricerca del lavoro. L'esperienza. Sì, perché per iniziare a lavorare devi aver fatto esperienza, ma guarda caso, per fare esperienza devi necessariamente aver lavorato. Roba da uscirne pazzi. Ma noi non ci facciamo scoraggiare. Scriviamo quel poco che siamo riusciti a fare quando non stavamo studiando. E poi condiamo il tutto col pacchetto ridondante delle solite competenze, capacità comunicative ottime, abilità nel lavoro di gruppo sviluppatissime, per non parlare del B2 o del C1 in inglese, e della nostra fortissima resistenza allo stress e delle superbe doti organizzative. Omettiamo le volte in cui abbiamo rischiato di non fare in tempo a preparare un esame per aver sforato per aver sfiorato un esaurimento nervoso, la pigrizia occasionale o la nostra parziale asocialità. E il gioco è fatto. Ce l'abbiamo. Il nostro curriculum, dozzinale esteticamente, è un po' scontato nei contenuti e è pronto ad essere inviato a quanti più candidati possibili. Conviene adesso seguire due strade nello specifico. La prima ci porta al mondo magico dei social network. E allora è meglio rispolverare Facebook e aggiornare LinkedIn. La seconda, ai siti per cercare lavoro, InfoJobs, Indeed, Jobl, eccetera eccetera. Tra queste due vie, proprio in mezzo, si estende il campo della ricerca personale, sia virtuale che in presenza. Per rendere meglio la situazione, chiamo in causa la mia brevissima, ma personale, esperienza. Uscita da una classe di laurea LM19, meglio nota come Informazioni e Sistemi Editoriali, e avendo compiuto un tirocinio in una piccola redazione giornalistica, la mia ricerca si è orientata verso l'ambito editoriale. Preparato che avevo il mio curriculum e trovate tutte le case editrici presenti sul territorio parmigiano, non tralasciando neppure quello circostante, dopo aver scritto un'email di candidatura spontanea, preso il coraggio a due mani, l'ho mandata a quante più possibili, se non a tutte. La mia ricerca ha poi virato il suo percorso su Facebook, incappando su più siti di cerco offro lavoro Parma e iscrivendomi a tutti.
Ho trascorso ore a leggere di annunci in cerca di un lavoro che potesse anche solo avvicinarsi alla mia area di studio. Ma oltre a scorrere decine e decine di annunci di ricerca di badanti per anziani, collaboratori domestici e aiuto compiti, nessuna inserzione pareva davvero fare a caso mio. L'idea di scriverne una non mi allettava granché e ho rimandato la cosa a data da destinarsi. Confidavo insomma nella risposta provvidenziale di qualche casa editrice e non avevo torto. Nel giro di una settimana me ne erano arrivate persino tre. Peccato però che fossero tutte negative. Dopo due settimane l'andazzo generale pareva incarnarsi nella risposta più gettonata. La ringraziamo per la preferenza accordataci, bla bla, ma in questo momento non possiamo assolutamente pensare ad ulteriori collaboratori. Un anno prima, al momento della ricerca del tirocinio, avevo riscontrato la stessa difficoltà ad essere presa in considerazione, ma certamente avevo trovato comunque qualcuno disposto a prendermi per svolgere del lavoro gratis. L'aggravante di uno stipendio, eventualmente anche misero, complicava di gran lunga la situazione. Tanto più che queste già di loro chiuse realtà editoriali si avvalevano, specie a partire dai primi mesi dell'anno accademico, di orde di disperati tirocinanti, pronti a tutto pur di togliersi il fardello gravoso delle 150 e più ore. Figurarsi dunque se avrebbero anche solo scorto il mio scarno curriculum. Comunque sia, dopo settimane di infruttuosa e snervante ricerca, ho optato per le fatidiche, famosissime MAD, meglio note come messa a disposizione, aka le domande di supplenza a scuola. Chiaro, no? La mia storia non è ancora andata oltre e si ferma qui, al presente in cui scrivo. Se ho perso le speranze? No. Resto tuttora convinta della possibilità di trovare il proprio spazio all'interno del proprio ambito di studio e della doverosità del seguire le proprie attitudini e passioni, ma adesso ho più chiara la reale difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Che cosa resta da fare a noi umanisti insicuri? Estinguerci? E piegarci? O continuare ostinatamente a presentare domande, curriculum, proposte fino all'esaurimento del nostro interlocutore? Francamente propendo di più per quest'ultima risposta. Anche se la strada è ardua e in salita, noi umanisti la percorreremo lo stesso. Proprio perché è ardua e in salita. O forse che la selva in cui si smarrì Dante fosse luminosa e accogliente. Come diventare un podcaster? Con Radio Raccontiamoci la tua rabbia, le tue idee, le tue passioni diventano un podcast. Unisciti alla community. Podcasterizza con noi. Info@radioraccontiamoci.net